Gli accertamenti per l'erogazione di prestazioni di invalidità civile in Abruzzo avranno un percorso più uniforme, chiaro e trasparente grazie alla convenzione siglata tra INPS e Regione Abruzzo. Sulla base dello scambio di informazioni tra le ASL regionali e l'INPS, le procedure di accertamento delle prestazioni di invalidità avranno tempi ridotti e certi da contenere nei 120 giorni dalla presentazione della domanda. Un miglioramento del servizio che passa attraverso due azioni. La prima consiste nel migliorare il sistema informatico per il trattamento e l'archiviazione elettronica delle domande di invalidità civile. La seconda permetterà di uniformare sul territorio regionale le attività relative agli accertamenti sanitari in modo da evitare disparità di trattamento e di tempi di lavorazione tra le diverse aree regionali. Ma la convenzione servirà anche per combattere la difficile guerra per scovare i falsi invalidi. Marco Gersevich, presidente INPS Abruzzo. L'anno passato abbiamo fatto oltre 2000 verifiche sull'invalidità civile e abbiamo revocato soltanto il 4,5% delle persone che abbiamo visitato. Quindi anche questo al di sotto della media nazionale che si è attestata intorno al 10%. Una delle prestazioni di invalidità civile si chiama indennità di accompagnamento ed è legata al fatto che l'invalido non sia in grado di svolgere i compiti normali della vita. E ovviamente questo è legato all'autosufficienza, è legato alla vecchiaia e quindi appunto in regioni come l'Abruzzo, in cui l'età media è molto, diciamo, l'aspettativa di vita è elevata, ovviamente ci sono più indennità di accompagnamento.